Buonasera, Cuccioli e Campioni 2018, siamo tornati, nuovo anno per la nostra trasmissione che non vi ha abbandonato durante le vacanze natalizie perché vi abbiamo proposto il meglio del nostro programma 2017, ma adesso torniamo nel nostro studio presso il convitto del Pescara con nuovi ospiti e tanti auguri di buon anno per tutti voi. Iniziamo con il presentarvi la squadra che è oggi a Cuccioli e Campioni, gli esordienti del Pescara 2006. Ciao ragazzi e benvenuti! E vi ricordiamo che, come consuetudine nella nostra trasmissione, più tardi arriverà un giocatore del Pescara. Noi salutiamo Bruno Nobili, il nostro coach. Ciao Bruno! Buonasera. E abbiamo già visto il presidente della FIGC Abruzzo, Daniele Ortolano. Buonasera presidente! Grazie. Abbiamo voluto iniziare questo anno con un'autorità del calcio regionale che ci racconterà quali sono le tendenze e i progetti del calcio abruzzese di cui tutti noi qui facciamo parte. E salutiamo anche mister Claudio Novelli, l'allenatore degli esordienti del Pescara 2006. Buonasera. Buonasera. E insieme a mister Novelli ci sono dei preziosissimi collaboratori che vorrei salutare tra il pubblico. Alessandro Casciano, preparatore dei portieri. Lui è un portiere famoso, ex portiere, è stato anche nel Milan con cui ha vinto il titolo Berretti nel 2003-2004. No, non ha vinto il titolo. 94, chiedo scusa, 94. 2003. Insieme a Oddo, insieme a un certo Massimo Oddo. E salutiamo anche Francesco De Vincentis, preparatore motorio. Ancora il dirigente e accompagnatore Alfredo Capuzzi, buonasera. E un saluto anche al collaboratore tecnico Massimo Scogliamiglio che... Segamiglio. Cominciamo bene qua. Allora, un nuovo anno, come è iniziato Bruno per te quest'anno? A livello sportivo, personale? Ma io direi bene... Come l'augurio migliore è sempre quello di stare in salute, per cui quando uno sta bene in salute vuol dire che va bene l'anno, anche l'anno nuovo. Presidente Ortolano, in sella dal 2002 al calcio abruzzese, rieletto un anno fa furor di popolo, quali sono i piani che deve continuare con il suo mandato la Presidente, i programmi? Quest'anno è un anno importante per l'Abruzzo perché ospiteremo la 57esima edizione del Torneo delle Regioni, una manifestazione importantissima a livello giovanile, soprattutto per il calcio dilettantistico nazionale, ma che bene o male raccoglie dal 2001 fino al 2004 nella categoria juniores il 99 del 2000, più il calcio femminile e tutto il calcio nazionale. Quindi se consideriamo che su 1.200.000 tesserati che c'è la Federcalcio, quasi 1.000.000 sono tutti tesserati con la Lega Nazionale Dilettanti, credo che questo rappresenterà e rappresenta da sempre, da 57 edizioni, il meglio del calcio giovanile nazionale. L'altra cosa che vorremmo realizzare anche in tempo, e siamo quasi alle porte, se la burocrazia non ci mette di nuovo in bastone tra le ruote, il centro federale territoriale che è in procinto di ultimare i lavori a Silvi, dove avremo un nuovo campo in erba sintetica con una nuova tribunetta e a fianco allo stadio che diventerà poi, insieme a quello che sta costruendo la Lega Nazionale Dilettanti con il Comune di Silvi, il centro federale territoriale della Lega Nazionale Dilettanti e quindi anche della Federazione. Claudio Novelli, presentiamo questa squadra, l'identikit di questo gruppo. Buonasera, innanzitutto. L'identikit di questo è un gruppo che io ho preso quest'anno, da pochi mesi, da 4 mesi. È un gruppo abbastanza omogeneo, sono tutti ragazzi svegli, educati. Soprattutto seguono, che secondo me è fondamentale per poter fare la scuola calcio come si deve. Svegli e educati, ha toccato un tema importante, Presidente, l'educazione che va di pari passo con lo sport a questa età.
Ma sì, penso che siano, cioè, i valori fondamentali a cui bisogna insegnare, ma credo che tanti di questi bambini già li abbiano, sono i valori veri dello sport, che sono appunto la lealtà, la correttezza, il rispetto delle regole, e attraverso questi valori, quindi la capacità di tutti gli adulti che sono attorno a questi bambini, la capacità di incidere anche su quella che poi sono e la personalità, e quindi attraverso il rispetto delle regole i bambini imparano che comunque nella vita poi ci sarà bisogno di rispettare le regole, ma di imparare a fare sacrifici, perché il calcio, lo sport è anche questo, così come deve essere a questa età, ed è questa qualcosa che manca in questo momento nel nostro calcio giovanile nazionale, nel panorama totale, è il divertimento. Questi bambini vengono perché hanno una passione smisurata per il nostro calcio, nonostante qualche delusione, se non molte delusioni, il nostro calcio più in alto riesce a dare, e vogliono bene a questo pallone, vogliono vivere questa loro esperienza divertendosi. Il calcio deve essere a questa età, deve avere soprattutto una parte ludica importantissima per loro. Abbiamo fatto tante analisi, se vogliamo approfondirle, pure qua ci sono persone magari più esperte di me, di calcio e giocato e altro. Se vogliamo pensare a tutte quelle diagnosi che abbiamo fatto dopo l'eliminazione della nazionale, dobbiamo anche pensare che c'è qualcosa che frena in questo momento questo movimento giovanile a tutti i livelli. Noi adulti, noi esperti, gli allenatori, i dirigenti devono capire che bisogna cambiare pagina, e la pagina va cambiata soprattutto ritornando al passato, ritornando al fatto che questi bambini hanno bisogno di divertirsi su impianti idonei, anche se non fossero idonei, secondo me andrebbe bene, anche meglio, visto che tanti campioni anche da Pescara sono usciti dal fango dell'antistadio, credo che abbiano imparato bene anche lì, anche gli aspetti tecnici, ma comunque penso che gli aspetti fondamentali siano questi, soprattutto in questa categoria. La federazione quest'anno ha intrapreso un nuovo progetto, che è quello di proibire praticamente, non a livello professionistico, ma comunque nelle categorie dilettantistiche, gli esordienti a 11, perché non abbiamo in tutta Italia i campi idonei per far giocare a 11 questi bambini, ma il presupposto è che il campo più piccolo permette o a 9 o a 7 di farli stare insieme, di farli giocare come si faceva una volta sulla cosiddetta strada o su altre parti. Quindi. E noi siamo andati a trovarli proprio sul loro campo, i ragazzi del Pescara Esordienti 2006, che è l'impianto di San Buceto, mister? Sì, la cittadella dello sport, dove oramai siamo di casa, questo è il, se non erro, il quinto anno consecutivo, è un bellissimo impianto, dove le categorie esordienti, i vari gruppi si allenano, insomma ci troviamo molto bene. Bene, vediamo adesso il mister al lavoro con i ragazzi nel primo servizio realizzato da Francesco Paolo Salviani. Lì tre file. Ma particolarmente in questa categoria lavoriamo sulla coordinazione e sulla tecnica, qualcosina di tattica a livello individuale, ma soprattutto le altre due voci sono la componente fondamentale per questa età. La cosa che più rimproveriamo ai ragazzi è, diciamo, stare sul pezzo, essere attenti in quello che fanno, è fondamentale, devono dare sempre tutto per allenarsi in una certa maniera. Noi siamo molto attenti al loro andamento scolastico, e che oltre a prendere i pagellini a metà anno, durante l'anno verifichiamo, monitoriamo con i genitori anche se hanno delle insufficienze, laddove devono essere puniti. Io personalmente preferisco che vengano al campo e si allenino e poi gli faccio saltare una partita, quindi una convocazione. La cosa è molto proficua perché migliorano, loro tengono molto la partita, quindi migliorano parecchio su questo punto di vista. Riescono a organizzarsi
i compiti e insomma gli allenamenti con le partite. Male che sognino tutti quanti di poter arrivare a palcoscenici importanti, quindi diventare professionisti di Serie A, Serie B. E diciamo che molti di loro fortunatamente aspirano alla maglia bianca-azzurra e questa è una cosa sulla quale noi lavoriamo molto e ci fa molto piacere. Logicamente poi ci sono le squadre di nicchia, Milan, Juventus, Roma, le classiche squadre del campionato italiano che fanno la Champions, per le quali magari tifano, tengono, quello è diciamo un sogno nel cassetto. Però, ripeto, la cosa che ci fa molto piacere è che loro soprattutto aspirino a continuare con noi e quindi magari diventare giocatori del Pescara. È chiaro? Vai, c'è il primo movimento, chi non ha la palla si deve muovere. Di nuovo. Proprio sicuro, dai. Parto di più. Mister Claudio Novelli, che preferisce non far giocare i ragazzi se non studiano, quindi il campo viene dopo i libri. Sì, vabbè, questa in linea di massima credo sia una regola fondamentale per la loro crescita, prima di tutto come atleti, come ragazzi del nuovo millennio, quello è sicuro. Preferisco, su segnalazione dei genitori o anche quando mi accorgo io che le cose non vanno come si deve a scuola, preferisco, d'accordo con le famiglie e con il responsabile della scuola calcio, fargli fare comunque allenamento, perché a mio avviso è impossibile che il ragazzo sia chino 5 ore, 6 ore sui libri a studiare. È impossibile, quindi credo che comunque gli faccia bene fare attività sportiva, dato che in Italia le scuole insomma la sottovalutano un po', si fa poca attività sportiva, quindi preferisco che si allenino e poi la pagano con le convocazioni, quindi partite di campionato, amichevoli o tornei e così via. Chi è che vuole raccontarci quando, come ha pagato con la non convocazione lo scarso impegno nello studio? È capitato a qualcuno di voi che vuole raccontarcelo? Sì. Oddio, Mila. È capitato, ma per la privacy non vogliono. No, non no, c'è no, no. Di male, anzi. No, semplicemente allora sembrerà strano, ma sono talmente puntiglioso che ripetendoglielo da settembre, per il momento ancora abbiamo le pagelle. Ah. Però nessuna famiglia mi ha segnalato casi di, diciamo, di siete tutti bravi di insufficienze. A scuola, tutti bravi. Chi è che ha l'insufficienza? Aspetto con impazienza la pagella. Ah, ecco, ci sono due. Ma potete alzare la mano, tanto non c'è. Reo confessi. Fa parte del gioco. Tre, quattro insufficienze, cinque. Siete stati sempre convocati, però, sì, sempre. Perché non è ancora arrivata la pagella. Adesso che arriva la pagella sono... sono guai, però può essere un modo per ripartire. E c'è qualcuno che viene da lontano, ragazzi? Sì, parecchi viaggiano. Da dove? Parecchi. Prendete il microfono, che fine ha fatto il microfono? Da Raiano, chi è che viene da lontano, prende il microfono e ce lo dica? Da Sulmona. Sulmona. Ancora? Casa l'Incontrada. Casa l'Incontrada. Beh, si possono giustificare Pizzani. Un po', io chiedo al presidente. Non ce ne sono altri. Ce ne sono altri, dai. Giuliano Teatino. Poi? E manca un ragazzo che è purtroppo influenzato. Ah. Colgo l'occasione per salutarlo. Carlo Salce, che è un ragazzo Salce. Della nostra rosa, ci teneva tantissimo a essere qui. E lo salutiamo, purtroppo... buona guarigione. Carlo, da dove viene Carlo? Carlo viene da Tocco. Da Tocco da Casale. Insomma, anche lui un bel sacrificio. Io da Miglianico. Da Miglianico. Ancora? Possono essere giustificati se non si impegnano proprio al 100% nei compiti oppure no? Siete categorici anche sulla distanza? No, no diciamo il discorso no. Cambia poco, perché ne parlavo prima dietro le quinte con il mister Bruno Nobili,
ringraziando Dio, a quest'età loro hanno tutte delle famiglie sane e solide alle spalle, per cui si devono solo preoccupare di studiare e fare allenamento, quindi correttamente l'attività sportiva. E ci sono degli impegni, quindi anticiparsi i compiti, studiare fino a tardi, è se giusto, si vuole portare Presidente? Avanti... Ineccepibile. È ineccepibile e credo che abbiano anche la possibilità di abbandonare altri momenti, quali possono essere della ludice, la PlayStation, e di impegnarsi sullo studio piuttosto che smanettare, quello lo possono lasciare poi nei momenti in cui hanno fatto tutti con impegno il loro dovere, insomma. Bruno, per un allenatore è doloroso dover rinunciare a un ragazzo magari bravo che può servire la causa ma che non ha studiato? Ma a questi livelli credo di no, non è assolutamente importante, è più importante quello che gli andiamo ad insegnare con questa non convocazione eccetera. Non credo che ci siano ragazzi inamovibili a questa età, insomma. E sentiamo come la pensano loro, i ragazzi del Pescara esordienti 2006, rintracciati sul campo. Francesco Salviani. Vengo da Agnone, un paese in Molise, e mi sono trasferito qui a Pescara all'età di 5 anni per motivi lavorativi di mia mamma e mio padre. Gioco al Pescara da 6 anni, il mio ruolo è il terzino destro e quando sono in campo mi piace salire lungo la fascia. Spero che il mio mister pensi buone cose su di me. Sì, da grande vorrei fare il calciatore, vorrei esordire al Pescara e speriamo di arrivare alla Juventus. No, penso che sia un percorso molto molto duro. Sì, mi sento pronto a affrontare questi sacrifici. Il terzino adesso non è sempre stato il mio ruolo, prima giocavo in attacco e vorrei tornare a fare l'attaccante. Piedi in giù, tutti e due, via, vai! Come tempo, tutti e due piedi, via, vai! Vengo da Pescara e gioco a calcio da 6 anni e mezzo. Mi piace molto la velocità, e non sono, però mi piacerebbe essere ancora più veloce e non... Ho un'ottima potenza di tiro. Il mio amore per il calcio è iniziato già da piccolo, che mi sono innamorato subito della palla grazie a mio cugino che ha 18 anni che mi ha imparato a giocare con ragazzi più grandi di me di 5-6 anni. La scelta di venire a Pescara per la prima cosa che era la scuola della mia città e mi piace molto questa società. In TV vedo partite come Serie A, Serie B e calcio inglese, Champions League. Mi piacciono un po' tutti i calci del mondo e l'importante è che vedo delle partite. A scuola vado bene, ho bei voti. Vado bene a scuola. L'ultima verifica di italiano ho preso 8 e mezzo. Da grande vorrei giocare nel Pescara, oppure va bene... Se cresco ancora di più potrei andare a giocare anche all'estero, al Real Madrid. E sono fantastici, Juventus per Giuseppe, Francesco vuole andare al Real Madrid, come contenerli con questi sogni, mister? No, va bene, è giusto ed è normale che sognino, e noi facciamo di tutto per lasciarli sognare, quindi il primo obiettivo è sempre farli divertire, e quindi cerchiamo io e lo staff, di proporre tutte esercitazioni e vari giochi per lo più ludici. Però io vorrei spezzare una lancia in favore di un ragazzo, di Giuseppe, che è terzino ma si sente attaccante. Sentiamo i collaboratori. Sbaglia questo mister che non comprende la vocazione di questo giocatore. Sentiamo cosa pensa Casciano o anche Alfredo
ecco, volete parlare, ecco, potete anche parlare della vostra, se contraria. Io penso che innanzitutto a quest'età comunque i ragazzi, diciamo, della loro età devono comunque fare tutti quanti i ruoli, perché comunque devono imparare a correre, quindi a fare il terzino, devono imparare comunque a giocare un po' di più la palla, quindi facendo il centrocampista, facendo qualche gol in più, quindi giocando l'attaccante, magari posso lo mettere pure in porta qualche volta. Visto che... comunque, insomma, no, al di là, diciamo, dello scherzo, che comunque devono comunque fare un po' tutti quanti i ruoli. È chiaro che poi magari qualcuno si specializza, diciamo, in qualche ruolo in particolare, però è giusto così, insomma. Quindi il mister non sbaglia. Francesco, non vogliamo muovere una critica a mister Novelli, no? No, io mi ricollego alle parole che ha detto il mister Casciano, cioè tutti quanti devono imparare a giocare a calcio a questa età, non c'è un ruolo, non c'è un limite da porre, cioè devono imparare a stare con la palla tra i piedi prima di tutto e soprattutto a prendere confidenza col campo. Non è l'unico poi a essere girato in più posizioni, cioè tutti quanti, diciamo, cerchiamo di farli giocare più possibile, in più ruoli possibili, nel momento in cui ce n'è bisogno. Ragazzi, momento della verità, c'è qualcuno di voi che non si sente impiegato bene nel suo ruolo? Che come Giuseppe vorrebbe giocare in un'altra posizione, in un altro ruolo? Dai, ditelo adesso o mai più, forza. Niente, siete tutti contenti, però vedo qualche faccetta perplessa. No? Siete tutti contenti? Nessuno? Solo Giuseppe ha avuto... Il coraggio di parlare, no? Vedi, c'è qualcuno stanno... C'è Mattia, date il microfono a Mattia. Mattia, di dove giochi tu, in che ruolo e dove attaccante. Vorresti giocare? E invece vorresti giocare? Centrocampo, insomma anche qui il mister non è secondo la volontà del giocatore. No, vabbè, allora in realtà Giuseppe ruota su più ruoli, lui in particolare. E al momento della domanda al servizio lui ha pensato bene di dire così. In realtà copre più ruoli e così come Mattia. Diciamo in questo momento lo utilizziamo più da attaccante, però noi cerchiamo di assecondare le loro richieste sicuramente e anche un po' le loro attitudini. Tutto qui. Giuseppe e Mattia da domani fuori squadra, dopo questa sincerità. Cominciate a presentarvi, ragazzi, iniziamo dalla prima fila, diteci chi siete, dove giocate e anche quali sono i vostri propositi per il nuovo anno. Claudio Spinelli, ruolo centrocampo, sto da Pescara da 5 anni, gioco a Pescara e... Per quest'anno vorrei migliorare molto di più. Bene. Mi chiamo Giuseppe De Martino, faccio il terzino destro e gioco ormai da questo è il sesto anno che gioco al Pescara e spero di migliorare perché quest'anno sto andando bene ma potrei fare molto di meglio. Di più. Io sono Fernando Caputo. Il mio ruolo è il terzino sinistro e sono da 2 anni che gioco al Pescara. Il primo ho giocato 5 anni al Sulmona e mi piacerebbe migliorare di più il tiro. Ciao a tutti, io sono Emanuele Cecamore, il mio ruolo è centrocampo e ho giocato per 1 anno all'Alcione e vorrei migliorare soprattutto nel palleggio perché non sono tanto bravo. Ciao, sono la Poca Puzzi. E il mio ruolo è attaccante e sono qui dal Pescara da 6 anni e vorrei migliorare il tiro. Ciao, sono Piero Biasone, vengo da Miglianico, un paesino in provincia di Chieti. Gioco al Pescara da 2 anni, prima giocavo a scuola del mio paese, cioè il Miglianico, per 4 anni. E al Pescara mi trovo molto bene e voglio migliorare soprattutto la tecnica. E niente. Bravo. Ciao, sono Andrea Di Rosario, faccio il portiere. Gioco da 3 anni a Pescara. Prima del Pescara giocavo a una società di nome Folgore San Buceto e voglio migliorare in generale. Ciao, sono Matteo Loreto.
ho 11 anni, gioco terzino destro, terzino sinistro, anche difensore centrale. Un altro esempio di poliedricità del tecnico. Come voleva si dimostrare. Vorrei migliorare nella tecnica e no, in tutto. E da grande vorrei togliermi molte soddisfazioni. Una, per esempio, la più importante? Vincere la Champions. Ah, vincere la Champions addirittura, Real Madrid, Champions. Bruno, sanno già che cosa vogliono, certo. A parte questi grandi obiettivi, ma anche dove migliorare. Ognuno ha già il suo punto debole che deve migliorare. Questo penso che è una cosa che gli dirà di certo l'allenatore. A questa età non si può essere arrivati, anzi si è agli inizi e quindi si deve apprendere ed imparare moltissimo ancora. Loro sono proprio all'ABC, per cui devono migliorare, questo lo sanno, in quanto ai sogni non costa niente, per cui potete farli tranquillamente. Continuiamo a conoscervi. Sono Francesco Caprio e faccio il difensore centrale. E all'inizio giocavo alla Marconi. Poi ho cambiato squadra e sono andata alla Gladius e ora sto da 2 anni al Pescara e mi piacerebbe in quest'anno migliorare il colpo di testa. Ciao, sono Alessandro Angelozzi, sono 6 anni che sto qua al Pescara, gioco alla destra o sinistra e quello che voglio migliorare è un po' il piede sinistro. Ciao, mi chiamo Filippo Di Nino, vengo da Raiano, gioco dal Pescara da 2 anni, prima giocavo nella Terno Raiano e quest'anno vorrei migliorare molto il dribbling. Ciao, sono Jacopo Coletti, faccio il portiere e vorrei migliorarmi a tuffare a sinistra. Ciao, mi chiamo Mattia Gostinone, faccio l'attaccante, vorrei migliorare di più il piede sinistro. Mi chiamo Francesco Minicucci, gioco al Pescara da 6 anni e vorrei migliorare tutto, pure il piede sinistro. Tutto. Buonasera, sono Francesco Fizzani, vengo da Giuliano Satino e vorrei migliorare il piede sinistro. Ciao, sono Simone Tirino, il mio ruolo è il centrocampo e voglio migliorare il tiro. Ultima fila. Ciao, mi chiamo Francesco Toracchio e giocavo prima a Casalingo Contrada per 6 anni e dopo sono venuto 2 anni qui a Pescara, gioco attaccante e vorrei migliorare soprattutto sull'intensità. Ciao, sono Federico Giuliano e sono 7 anni che gioco qui a Pescara. Faccio il difensore, centrocampista, un po' tutti i ruoli. E cosa vuoi fare per l'anno nuovo? Vorrei migliorare nella velocità. Ciao, sono Antonio Tenaglia e sono attaccante e mi piacerebbe migliorare il dribbling. Ma lui non deve migliorare nulla, forse, non so, il collaboratore. Sono già il migliore. Perfetto. Grazie, un applauso ragazzi, bravissimi. E tocca ancora a voi perché noi abbiamo qui un'autorità dello sport abruzzese, il presidente Ortolano, e c'è qualcuno che vuole fare una domanda al presidente. Ah, più di uno. Forza, comincia tu. Ricordaci il tuo nome. Matteo Loreto. Vai Matteo. Allora, vorrei sapere se è più facile fare il presidente della FGC oppure... Avvicina il microfono e ripeti la domanda, se no non ti sentiamo, per favore. Vorrei sapere se è più facile fare il presidente della FGC oppure di una società di calcio. Ma io ho fatto un po' di tutto, al di là che nella professione, anche se sto in pensione, anche se un medico tra l'altro. Io sono validissimo ancora medico. Adesso sono un medico perché i medici non vanno mai in pensione. Sono stato un anestesista, un rianimatore, per 42 anni ho fatto il medico. Poi avevo questa passione nata dalla mia famiglia, ho iniziato a giocare come voi nella piccola squadra della parrocchia, poi questa è diventata la mia squadra, quella di mio fratello, ed è nata la Renato Curi, che poi non è quella di adesso, insomma, è quella di prima. E
e ho fatto il presidente per 25 anni facendo medico, padre, marito, medico. E, ed è più impegnativo fare il presidente di una società o della FIGC, come chiedeva? Beh, della, beh, come società c'hai almeno la, la possibilità di vivere esperienze anche positive, belle, in rapporto con i giovani. Come presidente della FIGC del Comitato Regionale, poi dico un'altra cosa, è sicuramente un'esperienza bella perché comunque sei mosso dalla passione, visto che sono ruoli praticamente a livello nostro di volontariato quasi puro, quindi non è solo il presidente della FIGC, sono il presidente del Comitato Regionale della FIGC. Quindi. E però c'hai tante incombenze in cui devi anche avere altre professionalità, cioè professionalità e modo di comportamento nei confronti dei dirigenti, dei calciatori, gli arbitri. Quindi io sono il bersaglio, come lo è stato Tavecchio, perché io sono il bersaglio di tutte le squadre degli abruzzesi nei momenti in cui i risultati non vanno bene, le partite non vanno bene. Che poi non si dice male all'arbitro in quel momento, no? Si parla del presidente del comitato e no, sono rapporti di, però è sicuramente anche questo un rapporto bello, costruttivo con i dirigenti e con i calciatori. E... prossima domanda. Volevo chiederle quali obiettivi ha la FIGC Abruzzo per questo nuovo anno appena iniziato. No, l'ho detto prima, cioè in un'altra intervista al centro, l'obiettivo è quello di far bene il torneo delle regioni, perché abbiamo voluto questa edizione qua in Abruzzo anche per far tornare all'immagine di un Abruzzo bello, perché voi bambini sapete benissimo che è stato un anno tormentato, abbiamo vissuto nel precedente anno tante tragedie, le nevicate, il terremoto hanno di nuovo ferito un Abruzzo, e fuori si percepisce un'immagine di una regione prostrata. Con questo torneo noi vogliamo fare in modo che torni attraverso lo sport l'immagine invece di un Abruzzo che è bello, una regione che è tra le più belle d'Italia e che ha tante possibilità, tante attrattive, tra cui anche quella dello sport, e quindi con il calcio portiamo tantissimi ragazzi a disputare questo torneo, saranno quasi 2000 gli attori proprio sul campo insieme ai dirigenti, tante famiglie, e soprattutto porteremo delle risorse, perché la Lega Nazionale dei Tanti metterà tante risorse per far sì che si disputino in questa nostra regione quasi 137 gare, se ci saranno nella settimana che va dalla Domenica delle Palme fino a Pasqua. Quindi questo è uno degli obiettivi. L'altro è quello di continuare a far crescere questo movimento, però con gli insegnamenti di cui abbiamo parlato questa sera, e che sono quelli appunto dello sviluppo del calcio attraverso la crescita, la formazione di questi ragazzi con le regole che il calcio, lo sport in genere ha, con l'inseguimento quindi di quei valori di cui loro in questo momento dovrebbero essere carichi, che sono i valori della lealtà, della correttezza, del rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, la capacità di vincere, sì, o di inseguire sogni, ma anche la capacità di saper superare una sconfitta, una delusione, perché voi ci avete tanti sogni, arriveranno anche le delusioni, da lì si riparte, come non ha fatto Casciano e come invece ha fatto Oddo, e arrivando a traguardi, o Grosso, arrivando a traguardi impensabili, che voi non lo sapete, ma quello che ci avete lì è andato al Milan all'età qualche anno dopo di voi, è stato uno dei migliori portieri in un anno, e poi ci potrebbe dire lui quali sono state, che cosa non l'ho assistito in quella, anche se poi ha fatto una carriera, ma sicuramente non importante come lo erano le sue potenzialità, perché voi siete bambini, ma qua c'era un campo che si chiamava Rampigna, si mosse addirittura a Braida per venire a vedere quello che ci avete là dietro voi e per portarselo a Milan all'età di 13 anni, 14 anni. 15 anni, che bella storia. Sì. Dobbiamo però fermarci perché c'è la pubblicità, poi ancora i cuccioli protagonisti con il presidente Ortolano.
Prime sfide del 2018 per le giovanili biancazzurre. Prima gara del 2018 in trasferta per l'Under 17 di Mister Ruscitti, che farà visita al Bari. Doppia sfida casalinga per l'Under 16 e Under 15, che giocheranno domenica contro il Crotone al Delfino Training Center. Riposa invece la primavera di Mister Epifani. E torniamo a Cuccioli e Campioni. Vi ricordo che tra poco ci sarà un giocatore del Pescara nel nostro studio per rispondere alle domande dei protagonisti di oggi, che sono i ragazzi del Pescara Esordienti 2006. Stavamo facendo le domande al presidente della FIGC Abruzzo Daniele Ortolano. Ci sono ancora curiosità verso il nostro ospite. Vai. Ciao, e volevo farti questa domanda. Quali sono le sue funzioni essendo il presidente della FIGC di Abruzzo? Domanda impegnativa, l'elenchiamo velocemente, sennò no, io rimaniamo. Intanto ho un consiglio, oltre che un ufficio a disposizione. Noi praticamente facciamo tutti i campionati abruzzesi, dall'eccellenza fino agli esordienti, che abbiamo varie anche dislocazioni periferiche, che sono i comitati provinciali. Quindi tutta questa attività, voi considerate che in Abruzzo si fanno quasi 30.000 partite e quindi c'è un'attività intensa, e da lì abbiamo tutti, ognuno ha il suo ruolo, io ho quello di dirigere tutto questo comitato e di far sì che tutti i campionati vadano avanti nel rispetto delle regole e della regolarità. Altra domanda? Ciao, ti vorrei chiedere come si sta sviluppando il calcio femminile in Abruzzo? Bella domanda. Siamo ancora carenti nell'ambito dell'attività proprio giovanile. Abbiamo tante ragazzine che si avvicinano a questo sport. Abbiamo una difficoltà che non ci aiuta la scuola a portare più bambine all'interno di questo nostro calcio, perché è ancora visto in una maniera diversa. E invece è un calcio bellissimo, che lo possono praticare sicuramente anche le bambine. Però l'Abruzzo, devo dire, negli ultimi 10 anni ha mantenuto e mantiene un'attività femminile rispetto anche ad altre regioni più grandi delle nostre, importanti, ed è un movimento che sta funzionando. Abbiamo una squadra in Serie B che è il Chieti, anzi tre squadre in A2, perché è stata raggiunta poi il Chieti da altre due squadre. Una è di Pescara, e proprio era una squadra di Pescara, e l'altra è di Castelnuovo. E quindi crediamo che possa andare avanti, e soprattutto che più bambine possano avvicinarsi al nostro mondo. Ultima domanda per il presidente Ortolano. Ciao, volevo chiederle quali possono essere delle strategie per far tornare il calcio italiano ad alti livelli dopo l'eliminazione dei mondiali. Domanda lunga, non potrei essere sicuramente corto, né breve nella risposta. Dobbiamo provarci perché ma i mali sono tanti di questo calcio. Io credo che dobbiamo partire da voi, dobbiamo partire dai settori giovanili, soprattutto cercando non solo l'espressione del talento, ma la continuità nella possibilità che voi continuate a divertirvi, e questa è una cosa importantissima. Credo che manchi in questo momento qualcosa al calcio italiano sotto questo profilo. Poi le altre cose le lascerei ai tecnici nella valutazione di quelle che sicuramente sono delle situazioni che mancano oggi alla vostra crescita definitiva. È arrivato il protagonista del Pescara, quindi tra poco ci dedicheremo a lui, però prima c'è una sorpresa per il presidente Daniele Ortolano, perché c'è un ex giocatore a lui molto affezionato che ha aiutato il presidente ad approdare in una squadra importante. Vediamo questo videomessaggio che ci ha mandato Alberto Agresta. Ciao Daniele. Volevo soltanto salutarti e ringraziarti per tutti gli anni che mi hai fatto trascorrere insieme a te e a tante persone straordinarie. Non finirò mai di ringraziarti. Nonostante tu mi rinfacci sempre di averti messo in difficoltà con un certo Luciano Moggi e
di aver deluso le tue aspettative, per me tu sarai sempre il mio presidente e sarai sempre una persona che porterai nel cuore. Un abbraccio. Grazie. Grazie ad Alberto Agresta, ex dirigente, ex portiere della Rete Curi, oggi presidente proprio di questa società. Un bel ricordo e un, ecco, si è commosso il presidente Ortolano. No, mi sono commosso e noi fa piacere anche ha ricordato un mio diniego al buon Lucianone Moggi, che mi telefonò a casa, però il papà e la famiglia di Alberto avevano scelto di mandarlo all'Atalanta e quindi fu l'altro gioiellino che mandammo all'Atalanta. Poi anche lui ha avuto un momento di difficoltà nella crescita definitiva, perché come Casciano era un grande portiere. E tra parentesi, all'età di questi bambini si allenava sul fango dell'antistadio fino alle 8:30 la sera. La mamma era lì che lo aspettava e lo riportava nella sua città, che poi era Moscufo. Beh, ci fa piacere di aver, anche se il presidente si è commosso, ma sono lacrime di gioia. Noi siamo contenti di toccare il cuore con la nostra trasmissione spesso, a volte con le sorprese, a volte con il candore di questi ragazzi. Noi stiamo per conoscere il calciatore del Pescara che è venuto a trovarci. Io intanto volevo ringraziare lo staff tecnico e organizzativo di Cuccioli e Campioni, perché non abbiamo mai il tempo di farlo alla fine: Alessandro Di Biase, Antonio Di Berardino, Francesco Paolo Salviani, Emanuele Guaglianone, regia Luca Teseo, Alceo Tontolonati, Max Mucciante, Angelo Londrillo, Andrea Di Fabio. Andiamo in pubblicità e subito dopo avremo con noi Emanuele Latte Latte. Ed è arrivato il momento più atteso, quello del confronto con il giocatore del Pescara, che questa sera è un ragazzo ivoriano che un infortunio ha tenuto finora fuori dal campo, ma noi abbiamo l'occasione di conoscerlo, gli facciamo prontamente gli auguri per il suo ritorno in campo, che avverrà, da quanto sappiamo, a breve. Emanuele Latte Latte, un applauso. Ciao Emanuele, grazie per essere qui a Cuccioli e Campioni. Grazie a voi di questa ospitalità e buonasera a tutti. Allora, innanzitutto come stai? Le tue condizioni stanno migliorando, vero? Stanno migliorando, ora sto facendo le ultime cure e a breve avrò la possibilità di tornare in campo. Bene, vediamo subito il servizio che ha preparato su Latte Latte il collega Massimo Profeta. Guardava avanti, fissa, e diceva a se stesso: sei solo tu con quella porta davanti. Doti da centometrista che lo rendono perfetto nel gioco offensivo, soprattutto sulle corsie laterali, dove può sfruttare al meglio le sue ampie falcate per ripartire in contropiede e tentare l'uno contro uno cercando la superiorità numerica. Può giocare anche da punta centrale in un reparto che non vuole dare punti di riferimento alle difese avversarie. Tutto questo è Junior Emmanuel Delan Latte Latte. Un'eternità per scriverlo e pronunciarlo, 5 parole sono troppe. Scatta così il soprannome Latte, facile per chiunque, soprattutto per chi scrive i tabellini. Faccia pulita, 19 anni compiuti lo scorso 2 gennaio, nazionalità ivoriana, ennesimo prodotto della cantera di Zingonia. I più recenti, Cassi e Conti, ex Lanciano, entrambi passati al Milan, Caldara, già della Juve, ma ce ne sono un'infinità. Storia da raccontare quella di Latte Latte, giocava nell'Esperia Cremona. La segnalazione arriva da Stefano Bonoccorso, che tra gli altri ha scoperto anche un certo Roberto Donadoni. Lo vede durante una partita già ampiamente segnata, 4-0 per gli avversari. Il piccolo Latte entra, segna 3 gol, ricama 2 assist e lo ingaggia l'Atalanta. In Italia arriva che un bimbo, appena 8 anni, orgoglio di papà immigrato dalla Costa d'Avorio, che trova lavoro nei cantieri edili di Cremona. Trafila importante e significativa, giovanissimi, allievi,
primavera. Anche Bomber, 23 centri in 29 partite nella categoria allievi. Veloce, rapido, driblomane. La corsa è la sua qualità migliore. Gasperini lo nota e lo butta dentro. Dopo tre gare, tre grandi, il gol, niente meno che alla Juventus. Proprio un anno fa, nella sfortunata partita di Team Cup, persa 3-2 a Torino. Netto tre pali e non Buffon, ma fa lo stesso. Di certo una rete alla Juventus non è cosa da tutti e per tutti. Resterà un grande orgoglio e ricordo. In estate l'approdo a Pescara con l'altro gioiellino della cantera atalantina, Cristian Capone. Purtroppo avara di soddisfazioni per latte la storia di questo campionato. Crescita frenata da problemi fisici. Qualche partita amichevole, zero presenze in campionato. Ma il peggio sembra ormai definitivamente alle spalle. Un sincero in bocca al lupo. Se tu rischi di tutti, se quel tiro non va, particolari sciocchi, se pari si vede dagli occhi, che paura tu corri. Grazie a Marzio Profeta per questo profilo emozionante, questo servizio, certo. Vero? Rivederlo mi fa davvero piacere. Soprattutto quel gol alla Juventus. Infatti spalancato un sorriso, veramente, mi sembra che l'ho fatto ieri, quindi veramente emozionante. Bruno, un talento che deve proseguire nella sua fase di crescita, perché purtroppo abbiamo visto infortuni, problemi fisici, lo hanno tenuto lontano dal campo. Beh sì, nel momento direi migliore e più importante, in cui magari doveva esplodere definitivamente, c'è stato questo problema fisico, ma sono cose che si superano e quindi avrà tutto il tempo per rimettersi in carreggiata. Presidente Ortolà, una bella storia quella di Latte Lat, arrivato da lontano e diventato famoso anche grazie a questo gol, ma anche al suo talento promettente. Sì, bella storia, poi confezionata in quella società che è una delle società. È una fucina di talenti. È una fucina di talenti da tantissimi anni, perché io Zinconia ho imparato a conoscerla nell'85, perché la prima esperienza nostra come Renato Curi, come presidente Renato Curi, l'abbiamo avuta proprio con l'Atalanta, perché un giovanissimo talento nostro che poi ha fatto molti campionati di Serie B di Cinzia Andrea, che è il capitano delle giovanissimi che hanno vinto il titolo nell'85-86, andò all'Atalanta e poi da lì abbiamo mandato altri ragazzi, quindi conosco benissimo quel centro, che è sicuramente migliorato da quei tempi, e quindi l'Atalanta rappresenta uno dei progetti più importanti del calcio, non solo nazionale, ma credo in campo europeo, insomma. Mister Novelli, che rapporto riuscite a creare con i giocatori della prima squadra? Sicuramente i ragazzi sono affascinati dai ragazzi della prima squadra, che siano più esperti o giovanissimi come nel caso di Emmanuel, e quindi vanno, oltre a vedere tutte le partite del Pescara, seguono rigorosamente sempre la squadra e magari su YouTube sui vari social vanno a rivedere le loro prodezze. Mm-hmm. Certo, loro chiedono sempre di più, vorrebbero assistere magari agli allenamenti, insomma vorrebbero essere più presenti, però loro già hanno un impegno discretamente gravoso, che sono gli allenamenti, amichevoli, partite, e devono far combaciare tutto anche con lo studio, che a questa età è fondamentale, in questa fase età sensibile, devono imparare a gestire questi impegni. Logicamente quando si può vengono accontentati. Emanuele, i primi calci non li hai tirati in una scuola come hanno avuto la possibilità di fare loro in Costa d'Avorio? Com'è andato? Io i primi calci non la prendo come sfortuna né come fortuna, ma li ho tirati insieme agli amici per strada, che lì in Costa d'Avorio non c'è la possibilità di avere, in questo caso come voi ragazzi fortunati, la scuola calcio. E quindi giocavo per strada con gli amici, sempre divertendomi, ma non c'era una base, diciamo.
Ragazzi, tocca a voi, potete soddisfare tutte le vostre curiosità sul latte Lav. Allora, chi comincia? Vai. Allora, ciao, vorrei sapere come sono stati questi qua 4 mesi e il periodo di infortunio senza mai giocare e come ti sei sentito un po'? Bella domanda questa. Innanzitutto è stato un periodo difficile perché è uscito la primavera, gli allenatori mi dicevano sempre uscire dalla primavera, guardate ragazzi che non è facile. Sì, io ho pensato, cioè ascoltavo e dicevo sì non è facile ma non è anche difficile. Però dopo questi 4 mesi qua devo dire che aveva veramente ragione e che non sono stati 4 mesi buttati via, perché nonostante il periodo sia andato male io ho imparato anche tanto, cioè anche se la situazione è stata negativa ho imparato moltissimo. Prossima domanda. Ciao, volevo chiederti come ti sei con chi hai legato di più nella società del Pescara? Con chi ho legato di più? Con i ragazzi più giovani ho avuto più un legame, è stato più facile per me legare con i ragazzi più giovani, anche perché i grandi diciamo hanno la famiglia, quindi ho avuto un legame però non è come averlo con i ragazzi giovani, è diverso, però è un bel legame comunque. Ciao. Volevo chiederti, ma in questa piccola carriera chi ti ha aiutato a diventare un grande calciatore? Chi mi ha aiutato? Sono stati innanzitutto i miei genitori, perché se non fossero stati per loro io non sarei qua a giocare. E poi devo ringraziare tanto tutti gli allenatori che ho incontrato, che hanno avuto tanta fiducia in me e io sono stato bravo ad ascoltare, e sopra gli allenatori sono stati. Ciao, la mia domanda è come ti sei sentito quando hai segnato nello stadio della Juventus? Come sentito un ragazzo felicissimo, perché guardare la Juventus, le tre squadre, Juventus, Inter, Milan, guardare dalla tele è diverso. Poi sì, non ci credevo neanche perché mi è sembrato tutto fin troppo veloce. Mi sono girato, ho fatto gol. È un'emozione forte e che non ci credo neanche fino adesso, non ci credo ancora. Però visto il filmato. Ciao, volevo chiederti come ti sei sentito quando hai saputo che saresti andato a giocare all'Atalanta. Questa è una domanda bella, perché? Perché quando io sono arrivato qua in Italia, diciamo che giù in Costa d'Avorio il calcio è seguito, ma più non italiano, il calcio inglese è seguito. Quindi le squadre italiane io non le conoscevo tante. Però infatti quando mi hanno detto che devo andare all'Atalanta, per me, ero appena arrivato in Italia, per me era una squadra normale. Poi col passare del tempo ho capito dove stavo andando, solo all'inizio non ho avuto un impatto diverso. Ciao, volevo chiederti quando sei venuto qui a Pescara, Valzani e Capone ti hanno aiutato molto? Capone sì, lo conosco da 10 anni, siamo cresciuti insieme, quindi sì, anche se il periodo mio è andato, non è stato un granché, mi è stato vicino e tutto. Valzania l'ho conosciuto quest'anno e devo dire che anche lui mi ha dato una grossa mano nonostante tutto. Sì. Ciao, volevo chiederti che emozione hai provato la prima volta che sei sceso in campo in mezzo ai professionisti. Cosa ho provato? Ho provato come si dice? Emozione, ma ero strano, mi sentivo strano perché fino a qualche ora giocavo con i ragazzini della mia età, quindi è tutto più facile, tutto più semplice. Poi ti accorgi che non stai più giocando con i ragazzini e lì devi cambiare subito atteggiamento, ti devi comportare in una certa maniera. È stato un impatto un po' stravagante, diciamo. Ciao, volevo chiederti quanti anni avevi quando hai iniziato a giocare? Ho iniziato a giocare quando avevo 9 anni.
sono arrivato qua in Italia a 8 anni e diciamo a 7 anni ho cominciato a giocare in Costa d'Avorio con i miei amici. A 8 anni quando sono arrivato qua giochicchiavo negli oratori, non so se negli oratori così, e a 9 anni ho cominciato a giocare con una squadra vera e propria. Ciao, e qual è stata la tua partita preferita? Dell'anno scorso intendi? Contro la Juve, devo dire la verità. Bella. Risposta ciao. Secca. Ciao, volevo chiederti qual è stato il tuo mister preferito? Mister preferito? Insomma, tutti, però c'è chi mi ha dato una grossa mano a livello tecnico, tattico, come persona, come crescere come ragazzo, quindi non ho uno preferito, anzi ho imparato un po' da tutti, diciamo, non ho un preferito. Buonasera Emanuele, ti volevo fare questa domanda. Come sai che a Pescara ci sono passati grandissimi giocatori e ci sono pure adesso, sei pronto a lasciare il segno qui a Pescara? Assolutamente, se sono qua è perché credo di poter dare una grossa mano alla squadra e ricambiare le persone a cui mi hanno dato fiducia, il presidente, il mister e altre persone. Ciao, ti volevo chiedere come ti trovi nel Pescara Calcio? Oh, se devo dire la verità, mi sono trovato, il primo impatto è stato veramente bello perché mi sono trovato bene con la città, con le persone, con lo staff, mi sono trovato bene. Molto, molto contento. Ciao, volevo chiederti perché hai scelto di fare l'attaccante o qualcos'altro? Perché ho scelto? Perché da piccolino, guardando la tele, guardavo tanto Drogba. Mi piaceva Drogba e quindi da lì ho detto mi piace fare l'attaccante, volevo fare l'attaccante. Però ti paragonano a Eto'o? Ti hanno paragonato più volte a Eto'o? A più giocatori mi hanno paragonato, però Eto'o non l'avevo mai sentito. No, no, invece mi è nuova le notizie, soprattutto dopo quel gol alla Juventus, no, è stato paragonato al camerunense. Ciao, ti volevo chiedere chi era il tuo idolo da quando eri piccolo. Quando ero piccolo Drogba, perché Ivoriano anche lui, lo vedevo giocare, mi piaceva proprio come giocatore. Sì, Drogba. Ciao, ti volevo fare questa domanda. Per te qual è il giocatore più forte qua a Pescara? No, mi metti in difficoltà così. A parte te. No, beh. Più forte, bene o male sono tutti forti. C'è chi spunta di più, chi spunta di meno, ma sono tutti forti. Non c'ho uno più forte. Ciao, e ti voglio chiedere come ti sei sentito quando sei diventato calciatore? Come mi sono sentito? Mi sono sentito innanzitutto un ragazzo fortunato, perché da dove vengo ci sono tanti ragazzi bravi che pagherebbero per essere dove sono io adesso, seduto in mezzo a voi ragazzi a raccontare cosa ho passato, le mie... E quindi ho pensato che sono stato veramente fortunato e lo penso anche ora. E niente, vogliamo fare un applauso a questa affermazione di umiltà da parte di Latte Latte. Andiamo avanti. Ciao, io volevo chiederti se siccome hai conosciuto Gomez, se ci hai fatto insieme la Papu Dance. Sì, qualche volta l'ha fatta per tirarmi dentro insieme al gruppo, me l'ha fatto fare da solo davanti a tutto lo spogliatoio. Sì, me l'ha fatto fare. Ciao, vorrei sapere se da piccolo hai giocato in una squadra professionistica. Da piccolo? Sì, a 9 anni giocavo in questa squadretta, diciamo, del mio paesino lì a Cremona, a Cremona. Professionista, sì, giochi con gli amici, però io la prendevo sul serio, sì. Quindi per me era già essere tra i professionisti. Ciao, volevo chiederti se già in un primo impatto hai legato con i tuoi nuovi compagni. Questa è una domanda non facile, perché all'inizio ho trovato tanta difficoltà, perché da parte mia sono stato anche un po' frenato, perché ambiente nuovo, non sono stato subito attivo, andare a fare amicizia di quello, e stavo un po' nel mio spazio,
ultimamente mi sono lasciato andare di più e sì, non ho trovato più accordo. Vogliamo sentire anche i collaboratori di Mister Novelli? Avete voi qualcosa da chiedere al giocatore o una curiosità, qualcosa da dire anche? Ciao, beh, buonasera. Ciao, guarda, io volevo chiederti se potevi dare un consiglio ai nostri ragazzi che comunque secondo me hanno molto da imparare da te. Il consiglio che io posso darvi da quanto ho, io sono andato sempre al limite, cioè andare sempre al limite, devo andare a sforzare, non mai fermarsi alla prima difficoltà, mai abbattersi, tenere duro, perché una volta va bene, ma il giorno dopo poteva andarti molto meglio. Quindi quando trovate le difficoltà non abbattetevi, anzi è da lì che crescete in tutto. Casciano? Io volevo chiederti se quando stavi all'Atalanta, quindi nel settore giovanile dell'Atalanta, se vivevi proprio a Zingonia oppure vivevi fuori, oppure facevi da Cremona a Bergamo. Cioè, ho fatto un bel periodo a fare avanti e indietro, ho fatto da 9 anni fino a 13 anni a fare avanti e indietro, e da 13 anni in poi mi sono trasferito nel Convito lì a Bergamo. È stata dura, molto dura. Soprattutto i primi anni, avanti indietro, la scuola, la famiglia, di qua, molti sacrifici. Sì. Così giovane, grazie. Ha già una storia molto intensa. Proviamo a passare il microfono anche a Alfredo Capuzzi. Ultima domanda? Io volevo chiederti da genitore, perché io sono anche genitore, ecco, i sacrifici che ovviamente i tuoi genitori hanno fatto per farti arrivare fino qui a Pescara nel professionismo, ecco. Sì, il sacrificio più grande che secondo me che hanno fatto è stato quello di lasciarmi andare a vivere con gli altri, cioè lontano da loro, soprattutto come adesso, soprattutto lontano da loro, per me ne risentono molto, perché io ho due fratelli, cioè un fratello e due sorelle, quindi sono a metà. Diciamo che io in famiglia porto gioia, perché mi piace scherzare, tengo sulla famiglia, quindi secondo me ne risentono molto. E stai portando gioia anche qui a Cuccio dei Campioni. Grazie Manuel. Grazie. I nostri ospiti, un tuo parere, Bruno, su questa umiltà, anche la socievolezza di questo giocatore. È un ragazzo, da come si è espresso eccetera, che mi sembra molto saggio, e quindi credo che questa saggezza gli servirà per la sua carriera, e potrà passare questo momento difficile abbastanza agevolmente, perché è proprio già portato al sacrificio e quindi sa già che ci sono parecchie difficoltà. Nel Pescara del 2018, nel Pescara post mercato, compatibilmente con la sua condizione fisica, che spazio potrà trovare, presidente Lattelat? Ma io non l'ho visto giocare molto, al di là di quel gol con la Juventus, mi ricordo quella partita, la vidi un po', e quindi non lo conosco bene. Ho visto questi spezzoni, mi sembrano che abbia sicuramente delle qualità che possono essere utili anche alla Pescara, ma dico anche alla schema di Zeman, con la sua velocità e con la possibilità, quindi, di, come diceva nel servizio il buon Massimo, la sua capacità di cambiare momenti di gioco. Io voglio fare soltanto di considerazione, perché il ragazzo è sicuramente un ragazzo umilissimo, umile, e a questi ragazzi voglio dire che questa è un'esperienza bella. Io credo che anche lui sappia che in questo momento è nel momento cruciale della sua carriera, e ha già detto che bisogna avere la capacità di rialzarsi. Ha parlato di sacrifici fatti da 9 anni in poi, questo lo dico anche al genitore, sicuramente ha parlato che è l'assenza quella che manca, ma credo che abbiano fatto enormi sacrifici a portarlo e da Cremona a Bergamo tutti i giorni, e lui inseguiva un sogno come lo inseguono tutti i nostri bambini. Credo però che avesse la consapevolezza di capire che questo sogno poi andrà
va cullato con la passione, ma anche con gli impegni, i sacrifici, che oggi sembrano parole vuote, ma sono parole importantissime, anche perché mi auguro che il suo impegno l'abbia messo anche nell'attività scolastica, perché rimangono poi questi gli strumenti più importanti, sono quelli. Credo che abbia questa maturità e questo modo di esprimersi anche per un percorso importante che ha fatto sia nella famiglia che nell'ambiente scolastico, e quindi in quella famiglia grande che è l'Atalanta, che insegna non solo calcio ma anche, come ha detto prima, educazione e correttezza. Questo lo dico perché i bambini devono essere capaci di continuare a sognare, i nostri bambini tutti, anche quelli che non hanno il delfino ma hanno altri simboli. E noi genitori, noi dirigenti, i tecnici devono assecondare questi sogni senza rubare il futuro a questi bambini, perché poi l'atleta lo sa che ne arriva uno solo su 40.000 in questo mondo professionistico, dove lui non è ancora arrivato, perché sa benissimo che questa è una tappa importantissima in cui si fa più facilmente, si torna indietro che più difficilmente si arriva in da dirigente, leggendolo sui giornali. Ma questo è anche quello che lo dico anche per tutti, quello che lui ha detto, l'impatto della primavera. Io quando penso, dico le seconde squadre, siccome noi dirigenti federali che siamo schierati con le società, quindi delle leghe, ne vediamo male questa cosa, però dalle sue parole credo che veramente è un salto nel buio questa della primavera, e sicuramente l'introduzione delle seconde squadre o comunque di un campionato che aiuti questi club professionistici a continuare la maturazione di questi atleti e di questi calciatori, e sicuramente diventa, secondo me, un momento da introdurre per la maturazione completa di questi ragazzi. Per noi è veramente troppo alto il salto dalla primavera alla prima squadra. Mister Novelli, una curiosità sull'Atelat, c'è qualcosa che vuoi chiedere, che vuoi dire a questo giocatore? Ma innanzitutto, vabbè, non lo conoscevo, mi ha fatto un'ottima impressione, ma non ne avevo dubbi, perché chi fa le trafila delle giovanili dell'Atalanta deve avere testa, oltre che essere bravo, quindi era scontato. Al di là di poi di come vada la tua esperienza qui a Pescara, eravamo sicuri che arrivava un calciatore sì giovane ma già con la testa sulle spalle, come diceva il mister Bruno, saggio nonostante la giovane età. Ma io mi riallaccio a quello che più o meno era la domanda sua. Piccolo consiglio proprio nel dettaglio su come riuscivi a conciliare lo studio, quindi i compiti, con gli allenamenti, che ripeto, l'Atalanta è una società professionistica come noi, quindi credo sia organizzata più o meno come noi riguardo agli allenamenti, quindi tre allenamenti, amichevoli, campionato e così via. Quindi il fatto di viaggiare, come e dove trovavi il tempo per studiare, perché questa è una cosa che io non mi stancherò mai di ripetere a loro, che l'ora e mezza di allenamento in teoria non toglie nulla allo studio, certo, se si ha veramente voglia. Io facevo fatica anch'io a studiare, però studiavo la sera quando tornavo all'allenamento. Facevo 2 ore e mezza andare all'allenamento, 2 ore e mezza tornare. È difficile perché ti alleni, sei stanco, arrivi a... devi mangiare, la mamma ti dice devi studiare, è difficile. All'inizio, io devo dire la verità, perché non nascondo niente, non avevo voglia di studiare. Poi un anno mia mamma mi ha preso da parte, mi ha parlato, mi fa: guarda, sì, sei bravo di qua e di là, giochi a calcio, però lo studio è importante. E da lì mi sono messo in testa che non tante persone, soprattutto la mamma, sta lì a dirti: guarda, guarda, questo, quello importante, non buttare via gli anni di qua. E quindi da quel giorno che mi ha preso da parte, mi ha parlato di qua, io da quel giorno mi sono messo in testa che devo studiare, nonostante tornavo a casa stanco,
Stanco, veramente, non stanco. Quindi. Quindi anche se siete stanchi, ragazzi, provate a studiare perché non si sa mai, domani non si sa mai. Una bella lezione, ragazzi. Una bella lezione da questa cattedra vi ha dato la Telat. Allora, adesso ci proiettiamo sul Pescara, la ripresa del campionato dopo la lunga sosta. Chi è che vuole fare una domanda? Emanuele, vai, prendi il microfono. Domanda di Lapo. Nella prossima partita contro il Foggia, che giocatore vorresti togliere dalla rosa della squadra avversaria? Che giocatore vorrei chi? Il Foggia è una bella squadra. Io il giocatore che toglierei è Chiricò, perché un giocatore che ti mette in difficoltà, ha buone doti tecniche. Chiricò toglierei. Prego. In bocca al lupo, facciamo un applauso forte in bocca al lupo al Pescara per il prossimo impegno con il Foggia e anche al Latte Lab per il suo stato di salute. Quindi grazie. Quando potremo rivederti? A breve. A breve. Scaramanticamente non parliamo di tempo. Meglio di no. Meglio di no. Bene, allora noi salutiamo Emanuele Latte Latma, è anche arrivato il momento di salutare tutti voi, i nostri ospiti. Bruno Nobili, ci rivediamo la prossima settimana, grazie sì. Al presidente della FIGC Abruzzo, Daniele Ortolano, grazie a mister Novelli, grazie a tutti voi ragazzi, grazie ai collaboratori di mister Claudio Novelli del Pescara Esordienti 2006. Noi ringraziamo tutto lo staff tecnico che ha reso possibile la realizzazione di questa trasmissione. Ci vediamo a Cuccioli e Campioni tra una settimana su Rete 8 Sport alle 21. Buonanotte. Grazie.